Bella regà, io sono Marco Feudale, sono un liutaio. Benvenuti sul mio canale YouTube Feudo Music, dove di solito parlo di liuteria. Potete contattarmi anche su Docedy, dove mi occupo sempre di liuteria, però con lezioni private, seminari, videocorsi. E la prima mezz'ora di lezione è gratuita, il resto ha un costo di 25 euro all'ora. Detto ciò, potete anche contattarmi sul mio sito internet, che sarebbe Feudo Music Liuteria Lezioni di Chitarra, dove appunto, se vi interessa contattarmi per sistemare uno strumento, per farvi costruire uno strumento, eccetera, potete farlo là, oppure eventualmente per lezioni di chitarra. Allora, oggi rispondiamo a un po' di commenti, perché siete una fracca riga e non riesco a rispondervi direttamente, quindi vi rispondo con dei video. E vorrei rispondere al volo uno di merda e poi andiamo alle cose interessanti. Allora, un certo Ivan Blues, che ovviamente nome è totalmente nome e cognome suo sicuro, al manco c'è la foto di profilo, mi dice sul video come rimuovere la lacca da una chitarra elettrica, o rimuovere l'acqua da una chitarra elettrica, non come ricordo il titolo, che il video non gli è piaciuto. Ci sta, ma tranquillo, cioè puoi dirlo un po' di quello che te pare, dici, una cosa assolutamente non da fare, o fa cagare, non sei buono, quello che te pare, io non avrei problemi, assolutamente, vai tranquillo. Il problema è tu poi dici, sei un criminale. Allora, in Italia abbiamo delle leggi, lo so che di solito questa cosa non è abbastanza conosciuta, ma esistono delle leggi in Italia, so pure una fracca. E quello che tu fai in questo caso è un reato, si chiama reato di diffamazione, che è regolamentato dall'articolo 595 del codice penale, quindi è proprio un reato, è manco civile, è penale, sì. Ora io mi rivolgo a te direttamente. Io sarei nel mio diritto, proprio avrei diritto di querelarti per questa cosa che tu hai scritto, perché tu in mia assenza hai detto un qualcosa di falso sulla mia persona che potrebbe ledere alla mia reputazione. L'hai detto in un luogo pubblico, che sono i commenti di YouTube, in cui letteralmente potrebbe arrivare tutto il mondo, quindi tu stai ledendo la mia reputazione e questo in Italia è un reato. Ora, io non ho alcun interesse a querelarti, perché onestamente ho di meglio da fare che sta a perdere tempo con la gente che mi insulta, perché è chiaro che tu l'hai ritenuto un insulto questa cosa. Tuttavia, se avessi beccato uno magari un pochino più incazzoso di me, o che gli giravano i 5 minuti, magari te denunciava, te faceva la querela e te portava da un giudice di pace, perché quello si fa. Ora, io vi lascio le fonti in descrizione, dove descrive un pochino cos'è questa roba. Ovviamente ci sono attenuanti, cose un po' più situazioni più gravi. È chiaro che io la sto semplificando, ma questa cosa potrebbe qualcuno potrebbe portarti in tribunale per questa cosa. Non è detto che poi ti diano ragione al soggetto leso, oppure a te, non è detto, quello chiaramente c'è un giudice, c'è una sentenza e tutto quanto. E tu considera però che oltre al risarcimento danni che tu dovresti alla persona a cui fai il reato di diffamazione, potresti anche pagare una multa di un migliaio di euro e potresti essere punito con fino a un anno di reclusione. Quindi fai attenzione a quello che scrivi su internet. Tu puoi avere pure ragione che il mio video non ti è piaciuto, fa cagare, tutto quello che vuoi, ma nel momento in cui tu scrivi qualcosa come sei un criminale, questa è una cosa non solo falsa, ma anche molto molto rischiosa da scrivere a qualcuno in pubblico, perché io dubito che tu normalmente vai in giro per strada, becchi uno che magari parla e fai sei un criminale, quello, se bene che vada, te manda a fanculo, male che vada ed è un criminale davvero, magari ti pista le botte o ti ammazza pure. Quindi ne dubito fortemente. Ora, io, come ti ho detto, sarei nei miei pieni diritti nel querelarti, ok? Non lo faccio, non mi interessa, ma potrei farlo, quindi fai attenzione. Ora poi veniamo all'argomento del video, in realtà, in cui effettivamente faccio vedere come rimuovere la lacca da questa chitarra. Come ho detto nel video, se tu l'avessi guardato, ho fatto un lavoro molto rapido e veloce solo per spiegare velocemente come si esegue quel processo, e senza preoccuparmi di rovinare il top della chitarra, perché l'avrei dovuto rimuovere, non mi interessava, già avevo deciso di toglierlo e metterci un top di pino. Eccola qua la chitarra, mazza, è venuto proprio male sto lavoro, mamma mia quanto è venuto di merda, ho dato un colpo al microfono, non importa.
Quindi, prima di parlare, prima di dire le cazzate, magari fai attenzione all'argomento del video. Ora, quel tipo di processo lo puoi fare molto rapidamente, come ho fatto vedere io, oppure lo puoi fare con calma, come ho fatto altre volte per, appunto, rimuovere la vernice da una chitarra e non fare graffi. Semplicemente io ho fatto vedere come fare, non ti ho detto e fai come me. Poi, quello è un altro discorso. Ok, allora andiamo ad altri commenti, visto che abbiamo risposto a questa persona. Allora, Salvatore Piazzolla, scusa se ho sbagliato a pronunciare il cognome, mi chiede: ho provato anch'io a parlare attraverso la mia chitarra sulla recensione dell'Harley Benton TF20. A volumi gain elevatissimi si sente la voce nell'ampli, ma è normale? O dei pick up costosi da Di Marzio, humbucker, humbucker si scrive un po' diverso, ma vabbè, verticali in formato single coil. Allora sì, è abbastanza normale, cioè ogni pick up potrebbe essere leggermente microfonico, e dipende anche dalla configurazione, specialmente se è un battipenna, perché lì non è tanto la microfonicità del pickup, ma è la vibrazione della tua voce che fa vibrare roba intorno al pickup, tipo le molle, battipenna o il pickup stesso, e quindi crea quei rumori. Anche alcune chitarre su cui ho dei pickup molto costosi tendono ad avere questo tipo di rumore, ok? Però a gain elevatissimi è abbastanza normale, ok? Anche perché si muovono le corde, banalmente. Se io bloccassi le corde, questo effetto sarebbe molto molto minore. Tuttavia sull'Harley Benton è estremo, capito? È anche a volume basso e quindi è un pochino eccessiva come cosa. È chiaro, poi a me mi ha detto male, tutto qui. Quindi non ti preoccupare, puoi stare tranquillo, la tua chitarra funziona perfettamente. Allora, andiamo avanti. Vediamo... Ah, ok, madonna quanto è lungo. Allora, PM Tubo, sempre sulla recensione dell'Harley Benton, mi chiede: bel video, mi hai permesso di fare un confronto in tempo reale con la mia Harley Benton assemblata da kit che ho da 3 mesi. Più o meno dovrei montare gli stessi componenti a parte il manico esattamente. E sono pienamente soddisfatto e ha placato la mia fame di Telecaster al costo di una cena per due in un buon ristorante. Esattamente quello che ho pensato io. I tasti hanno avuto bisogno di una limata ai bordi, ma non li trovo così morbidi e consumabili come dici tu. Dipende da come suoni, dipende, magari semplicemente, siccome quello è il kit, ci sono dei materiali leggermente diversi. Comunque ho visto che si sono consumati molto meno nell'ultimo periodo, quindi magari quella era solo una mia impressione iniziale, chissà. Forse perché ho la mano più leggera e monto corde 9,42, molto probabilmente. Nel mio caso, sul discorso della sostituzione tasti, trovo molto più conveniente comprare un altro kit e prendere il manico da questo, giustamente. I pickup sono assai poco microfonici, innescano solo a 2 spanne dalla cassa, massimo del volume, ok, ma quando è un principiante si deve preoccupare per i Larsen. Qual è Larsen? Oh boh. Pur essendo contento del loro timbro, sto valutando in futuro non lontano di mettere i pick up Tomb Raider Nico 2 Blues, già adottati con sommo gradimento da un amico. C'è da dire che io suono blues e faccio molto accompagnamento di genere pop rock, ma non metal. Allora, sì, io li cambio. Allora, io i pick up non li cambierò, questi che ho sulla Telecaster, ma almeno per il momento. Ma sì, volendo dei Tomb Raider al Nico 2 Blues, te la tagli, specialmente il set della Telecaster. Se no, ci sono varie altre marche con cui ti puoi tranquillamente divertire. Però sul discorso dei tasti, beh, io invece li cambierei, ma per un motivo molto semplice. Io lo faccio di lavoro, quindi ho già i materiali, ho già la capacità di farlo, non mi costa niente, mi costa solo delle ore. Beh, prendo il mio tempo libero e lo uso per quello, banalmente. Non so se io effettivamente rischierei di comprare un altro manico e metterei il manico di quello su questa, perché le misure potrebbero non essere le stesse perfette e quindi ci sarebbero un sacco di problemi da risolvere. Quindi io eventualmente cambierei tasti, anche perché il manico di questa mi piace particolarmente. Ho scelto questo modello, tra l'altro questo colore, proprio perché aveva il manico di tastiera di acero confrontato con quella appunto del kit e altre che hanno la tastiera in rosacer, che è un legno che assolutamente non mi piace, quindi ho fatto questo tipo di ragionamento, ovviamente. Allora ragazzi, faccio un ultimo commento, ragazzi, già il video è venuto lungo, quindi io direi che i prossimi li rispondo in
un altro video e così abbiamo più tempo per parlare. Intanto, giusto per darvi un'idea, eppure per dare un'idea a questo fantastico Ivan Blues, vi faccio sentire questa, che è venuta così male, mannaggia. Bella raga, se vediamo alla prossima.